Il team Mono Alola che ci andiamo a giocare oggi è tanto semplice e prevedibile negli intenti quanto storto, come sempre del resto. Dunque, le intenzioni sono chiare, bisogna cercare di mettere Trick Room con Oranguru il prima possibile. Qualora dovessimo riuscirci, questo Oranguru non ha l'abilità solita con il quale siete abituati e siamo abituati a vederlo, cioè Inner Focus, ma ha Telepathy. Telepathy impedisce al Pokémon di venire colpito dalle mosse dei compagni. Quindi noi possiamo sentirci liberi con Vikavolt, Specs, Terra Elettro di tirare Scarica senza preoccupazione di colpire Oranguru o Mudsdale, che può tirare Terremoto in scioltezza, e tirando Terremoto non prende neanche Vikavolt, quindi vedete che è tutto un incastro di cose strane. Poi c'è un contorno ovviamente con l'immancabile Incineroar e Primarina, che è molto buono in questo momento di meta. Se volete anche voi giocare questo team, in alto c'è il codice del rental e in descrizione trovate il paste per giocarlo su Showdown. Detto questo, ci tuffiamo in Battlespot e vediamo il team Alola oggi cosa riesce a combinarci. Benissimo, abbiamo al banco di prova subito un hard Trick Room contro il quale noi si perde malissimo, perché Torkoal sotto Trick Room ci devasta. Io direi che possiamo provare a partire di Inchi Oranguru. Proviamo Mudsdale Tsarena. Ma è già complicata questa prima partita. Nel mentre che partiamo, io vi ricordo che sul canale sono presenti gli episodi precedenti della serie, quindi siamo in settima gen, ne trovate quindi ben 6 da canto a Kalos. Tutti con roba molto strana, molto turca. Lui è tedesco, o comunque il rental è tedesco. Noi non abbiamo safety goggles su nessuno. Però possiamo fare dunque, se noi facciamo fake out taunt su l'amico Lilligant, non ci becchiamo Sleep Powder. Poi lui magari mette Trick Room, ma non ha Torkoal in campo in questo momento, quindi ci potrebbe anche andare bene. L'unica S è Terra Spettro e mi fa Close Combat su Incineroar. Però direi che possiamo per il momento rischiarcela questa giocata. Vediamo. Ah, c'è il campo psico, che idiota, che idiota. Niente, ho fatto gazzata. Mi sono concentrato su Lilligant e ho fatto una giocata tremenda. Allora, perlomeno lo abbiamo tauntato, quindi non ci fa Sleep Powder, e ci mette lui la Trick Room, quindi va bene, insomma. Ora, a questo punto noi possiamo fare anche io direi che il più lento in campo è Oranguru. Se facciamo imposizione su Indeedee, la Trick Room la togliamo. E poi possiamo fare tipo Parting Shot. Potremmo provare a fare questa cosa. Allora facciamo Monito e ce ne andiamo di qua. E facciamo in posizione qui. Così ce ne andiamo. Ah, lui fa Sono qui però, che parte prima di in posizione. Quindi niente. Quindi lui rifarà Sono qui. Vabbè, fallo due volte, giusto perché così siamo sicuri che Monito vada su Indeedee. Ok. Adesso possiamo entrare con Mudsdale, per dire. O anche Tsarena a questo punto. È che se lui... Iniziamo a mettere Mudsdale, dai. Iniziamo magari a boostarci un po' la difesa se lui ci attacca con... È veramente grosso Mudsdale, non me lo aspettavo. È veramente gigantesco. Allora, facciamo meglio a tauntarlo in Indeedee. Così adesso lui praticamente ha Follow Me un'altra volta.
Niente, facciamo terremoto, che tanto comunque Lilligant lo sente. Non so se mi conviene terare a questo punto. Non volevo terare perché dietro ci avrà sicuramente il fuoco e poi mi ritrovo con due erba. Però a questo punto mi sa che devo per forza, perché siamo messi mica tanto bene. Terremoto e taunt su Indidi, così almeno dal prossimo turno smetterà di rompere le balle, speriamo. Entra Torkoal a prendersi un terremoto. Ok. E io ho appena tirato l'erba, abbiamo detto. Mi fa follow me e sarà l'ultimo follow me che farà di qui a 10 turni. Oranguru non può essere colpito da terremoto, l'abbiamo visto prima. Bel danno su Torkoal. Quindi, visto questo danno, un Torkoal avanzi. Visto questo, però c'è il problema che io sono erba diventato, capito? Trick Room quanto ce n'è ancora? Due turni. Io potrei anche levare Mazdale, mettere Inci e fare Trick Room di nuovo per toglierla. Sì, mi sa che farò così. Lui non ha adesso una potenza di fuoco in tutti i sensi con eruzione per farmi male. Deve come dire, fare un'altra mossa Heat Wave, ok, che non ha assolutamente la potenza necessaria per tirarmi giù Oranguru. Grazie per averci crittato Inci, sono contentissimo di questa cosa. Dimensione distorta torna alla normalità. Allora, noi ci conviene adesso fare knock off su Torkoal, condito da secondo voi psichico con campo psichico basta per tirare giù Torkoal, che non ha una grandissima difesa speciale? Potremmo quindi fare privazione psichico più veloce Indidi, attenzione. Vabbè, il danno è quello che è. Knock off qui, basta alla grande. Adesso vediamo se psichico boostato dal campo riesce a tirare giù Torkoal. Forse no, invece sì. Ok, però attenzione che ora gli abbiamo dato doppio switch. Abbiamo il Lilligant ovviamente. E l'ultimo, Armarush. Ok. Allora, ci conviene levare Inci ASAP, perché così ci riutilizziamo un fake out. E butterei il Mazdale qui. E poi io farei un bello psichico su Lilligant. Peccato, ragazzi, essere diventati erba con Mazdale. Una terra sfortunata. Vediamo chi terra e cosa. Ok, terra Lilligant, erba. Singolare come terra. Però è quella che ovviamente gli fa più comodo in questo momento. Gli farà lama solare su Oranguru probabilmente. E forse ci tira anche giù adesso, vi dirò la verità. Eh sì.
E vediamo se lui ha fatto mossa fuoco. Eh sì, non ci perdeva niente a fare questa mossa. Ok. Allora, pensiamo bene adesso, perché la situazione è tragica. Lui è Life Orb pure. Quelli da portare erano questi. Non è che ci scappava... Non è che potevamo fare tanto altro. Allora, io direi che potremmo fare... Ekzarena ci muore adesso. Se viene colpito da corazza lì, ci schioppa. Allora, io direi di fare bruciapelo qui, e l'unica cosa che possiamo fare è triplo Axel su Lilligant e vedere cosa succede. Adesso il tempo psico non c'è. Ah, triplo Axel ce l'ha anche lui. Fantastico questa cosa. Noi non siamo morti, vediamo se lui invece ci rimane. Per vedere il danno. Se facciamo un altro colpo forse sì. Ok. Ok. Adesso abbiamo un 2 contro 1, ma lui basta che abbia tipo Heat Wave. E siamo già fregati. Niente, proviamo knock off. E qui la cosa che gli fa di più è, sembra incredibile, ma è retromarcia secondo me, perché questo è un 70, questo è 120 stab, quindi 180 da dividere per 2 è un 90 invece, quindi è più forte vigor colpo. Andiamo di vigor colpo, siamo più veloci. Ok, e allora vediamo lui dove è andato. Dato su Inci, ok. E allora vi dirò, noi abbiamo grande lente che ci aumenta la precisione delle mosse, però visto la vita che gli rimane e visto che si è droppato, anche non andiamoci a rischiare, facciamo retromarcia, dovrebbe assolutamente venire giù. Ok, perfetto. Vi chiedo umilmente perdono per il primo turno. Ho fatto fake out sotto campo psico. Scusate. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Ma che bel team che abbiamo qui. Allora, qui bisogna partire chiaramente di Oranguru. E vi dirò, anche Primarina mi piace in generale. Non so se metterlo in lead però. Ma mi sa che lo farò. E dietro penso che metterò Vikavolt. Ma penso che mi porterò, guarda, Tsarena, perché c'ha Rillaboom, c'ha l'Extreme Speed di Dragonite, c'ha il Sucker Punch di King Gambit, quindi un Tsarena dietro da buttare dentro in sorpresa, penso che potrebbe fare comodo. Ok. E allora guarda. A me mi conviene mettere Trick Room con Primarina, che è più veloce di King Gambit. Potrei anche fare dentro Tsarena. Mi piace come idea. E intanto un Hyper Voice da spaccare il multiscale di l'amico Fritz. Sì, così vediamo King Gambit in che cosa terra. Perché se rimane così... No, terra... Oh, folletto. Ok, singolare, ecco. Molto singolare. Extreme Speed... No Extreme Speed, amico mio. No, no, assolutamente no. Genufendente qui, ok, perché c'era l'amico...
Ok, abbiamo crittato Dragonite. Allora, qui possiamo fare probabilmente potremmo anche essere più veloci di Dragonite in realtà. Allora, io proverei a fare un chi ci potrebbe entrare al posto di Dragonite. Bah. Vabbè, ci facciamo comunque un vigor colpo e io rifaccio Hyper Voice. Guarda quanto ha preso King Gambit, non è assolutamente a V. Squama colpo, ok, no, è più veloce. È più veloce Dragonite. Forse è Loaded Dice con squama colpo. Passiamo la difesa, gli aumentiamo la velocità. Iron Head, non flinciare prima Rina, ti scongiuro. Ok. Va bene. Allora, lui può rifare adesso Oranguru per forza. Lui può rifare Extreme Speed su Primarina. Perché non c'è più l'amica Zarena. Noi adesso dobbiamo mettere Trick Room minacciandolo. Ok, minacciando Arcaludon, insomma. Allora, qui Trick Room. Terando? No, non c'è bisogno. E qui... qui adesso vediamo un po' cosa possiamo fare. Ma Protect! Why no Protect? Lui non può ignorarmi, Primarina, dai. Facciamo i seri. Questo dovremmo reggerlo in ciabatte. Ok. Questo l'hai sparato su Primarina, dai. Non ci voglio credere che sei andato su Oranguru. Vigor Erba, ovviamente, per caricarsi. Strano trovarlo con Vigor Erba nonostante che abbia Pelipper nel team. Allora, lui mi può comunque fare Extreme Speed su Primarina. Però non è CB, non è terra normale. Forse lo reggiamo pure. Nel caso che non lo reggiamo, in ogni caso io preferirei fare uno psichico qui, così Dragonite ce lo togliamo. E facciamo Moonblast su Arcaludon. Sì. Arcaludon si protegge, ok. No, lui è andato su Oranguru. E allora noi di psichico lo tiriamo giù. Allora, noi gli abbiamo fatto fuori King Gambit, Dragonite, gli rimane l'ultimo Pelipper. E noi abbiamo Vika molto dietro. Ok. Allora, attenzione, perché lui adesso può tirare gli elettroraggi a go-go. Io però adesso faccio attenzione, perché in posizione su Primarina non va, perché Oranguru, cioè il mio Primarina non è così lento. E infatti attacca prima Oranguru. Quindi facciamo psichico qui, così gli leviamo lo Stardi e Moonblast, dai, così Bodyguard, perché pensa che rifaccio Hyper Voice, ma non vedo perché farlo. Più che altro mi hai dato un indizio, non farò scarica probabilmente.
Che danno, ragazzi! Drop. Anche per condire. Va bene, e lui ci disintegra primarina, ma va bene. Ora entra il nostro caro amico Vikavolt. Dunque, allora lui mi potrebbe fare. Lui potrebbe proteggere sicuramente. Oh, allora lui protegge Arcaludon, va bene. Tanto. E attenzione perché lui Pelipper potrebbe essere Sash. Quindi occhio ai tifoni nascosti, perché non è finita. È tutto meno che finita, ragazzi. Non faccio scarica, ripeto, perché se mi rifà bodyguard rimango fregatoli così. Vikavolt Shiny, ragazzi, è nella mia top 3 dei Pokémon Shiny ever. È veramente troppo bello. Non ha fatto bodyguard, male, e quindi vabbè, non è Sash neanche, quindi siamo a posto. È stato proprio accanirsi. Quanti ne morivano di Pelipper con questo fulmine? Calcolate, divertitevi a calcolare il danno. Morivano 5 Pelipper dietro fila, probabilmente. Ok, questa partita data un po' meglio. Niente fake out sotto campo psichico. Ok, questo è il team classico. Allora, Snizzler noioso, molto, perché se ci fa... Noi va bene anche partire di Oranguru, a parte King Gambit. Più che altro se ci fa Direclaw e ci addormenta, questo potrebbe essere un grosso problema. Direi di far così, farei Oranguru Mazdale, così lo mettiamo se mi parte di Snizzler o King Gambit, lo mettiamo nelle condizioni che deve fare un attimino una scelta, se rimanere a fare oppure Vikavolt e anche Primarina non è male, se non fosse per Rillaboom. E attenzione a Rillaboom qua, perché potrebbe darci noia. Non abbiamo portato né Inci né Zarena, che sono un po' i suoi counter naturali. Vediamo, è un po' un all-in quello che stiamo facendo. Partito il gomito. E lui ha portato Rillaboom. Perfetto. Ok. Se io portavo Zarena, adesso lo mettevo e facevo Trick Room. Ma non farò questa cosa. Noi dietro abbiamo Vikavolt e Primarina, abbiamo detto, sì. Allora, c'è da dire una cosa. Lui mi fa fake out su quello che è Inner Focus, teoricamente. Speriamo di no. E lui mi farà magari Mazzuolegno su Mazdale. Vediamo un po'. Iron Power. No, devo terare Iron Power qui. Potrebbe anche fare... Se pensa che metto Trick Room, potrebbe fare Phantom Force per andarsene via. Vediamo. Oppure è bravissimo e mi fa retromarcia. No, è scivolato. Il fatto che non mi abbia fatto fake out significa che la fa con lui, ok, perché è CB, va bene. Allora vediamo chi si prende a Iron Power. Magmar, ti prego. No, 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 non voglio Magmar, che dopo mi scotta, non faccio più niente. No, 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 scherzavo, no. Sneebos, Snizzler, va bene. Ok. Che Sash, lo sappiamo, e tutto, bla bla bla.
trick. Ok. Adesso potrebbe benissimo farmi retromarcia anche con Rilla. Però me ne frego un po'. Un po' me ne frego. Allora, qua proviamo a fare psichico qui. E noi adesso di difesa siamo a solo più uno. Però farei body press lo stesso, vi dirò. Fake out su Mudsdale. Lo ringraziamo e basta. Scherzavo. Potevi risparmiarti questa cosa. Dicevo, lo ringraziamo per il più uno in difesa, però Mats del tentenna. Ah, perché mi ha fatto fake out, certo. No, dicevo, mi ha avvelenato, quindi non mi ha fatto fake out, mi ha fatto un'altra mossa. E no, invece mi ha fatto fake out con annesso avvelenamento. Vabbè. Vediamo chi gli entra ora. C'ha sempre il Dragapult e poi Primarina. E dietro abbiamo Vikavolt, ragazzi. Dobbiamo accanirci su Rillaboom. A questo punto io farei in posizione qui e body press, quello che volevamo fare prima. Se ci arriviamo a farlo, perché attenzione che lui c'ha erbo scivolata da fare su Oranguru. Ma non la fa. Farà un mazzo legno. Comunque body press a più 2 non basta minimamente. Moonblast. Ok, siamo a V e reggiamo bene. Del drop in attacco speciale non ce ne facciamo di niente. Mazzo legno qui, ci libera la slot, lo ringraziamo. A questo punto noi possiamo. Ci abbiamo Vikavolt e Primarina. Allora, entrare di Primarina non ha senso, perché altrimenti ci becchiamo un erbo scivolata grosso come una capanna. Entriamo di Vikavolt. Però non facciamo scarica, perché a parte che Mazdel non è più terra, ma poi dopo ci ritroviamo bloccati su scarica col nostro Primarina di fianco che deve entrare. Non sta proprio bene bene. Allora, per me il Primarina lo deve proteggere, ok? Perché sennò lo disintegro, quindi io vado doppio su Rillaboom. Che viene ritirato, quindi Dragapult si prende il fulmine. Non ha protetto Primarina, ma come cavolo lo gioca la gente? Primarina non c'era più praticamente. Nube. Ok. Per togliermi il i boost in difesa. Ok. Allora, turni di Trick Room, uno solo. Allora, lui potrebbe adesso togliere Primarina e mettere Rillaboom. Che però non ha tanta vita, potrebbe lo stesso essere in range. E qui ci facciamo Ice Power. Lui Terra, vediamo, Primarina probabilmente. Veleno, vabbè. Ma se io faccio terremoto qui? Vabbè che c'è il campo erboso che viene nerfato, però bel danno. E para, perché sì. Vikavolt li parra tutti, ragazzi. Citrus.
Sì. Non ho visto perché c'è il testone di Mazdel davanti. Grazie per il crit, lo prendiamo volentieri perché va bene. Vediamo il danno, se morisse sarebbe molto bello. Infatti così è. Ok. Allora, finisce Trick Room. Ok, allora... Trick Room è finita, sì. Allora, dobbiamo accanirci su Rillaboom perché l'1v1 col Primarina parrato potremmo anche farcela. E quindi andiamo così. No, forse qui no. Body Press, che siamo anche più uno di difesa. Fake out su Vikavolt, ovviamente. E Body Press, basta. Ci ha aiutato tantissimo la paralisi su Primarina, perché altrimenti un Primarina che attacca adesso, cioè che attaccava prima di Mazdel, dopo non avremmo avuto questo KO. Ok, adesso entriamo col nostro Primarina. Lui ha boost di qualche tipo, no, quindi noi facciamo fulmine e Hyper Voice. Hyper Voice anche lui e Vikavolt la chiude in bellezza. Molto bene ragazzi. Siamo alla fine ragazzi, puntata di errori e orrori, il fake out sotto campo psichico è ancora lì che ragazzi, mani nei capelli. Comunque se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, vi ricordo ancora una volta che sul canale trovate tutti gli episodi dalla prima alla sesta generazione. Ragazzi, abbiamo usato Auluce, abbiamo usato Mala, Marcer Period, c'è stato di tutto e di più. Io vi aspetto con il prossimo episodio, andiamo a Galar, alla prossima, ciao!